Sono stata contattata da un allenatore che ha allenato Michael Phelps, che adesso quest'anno ha smesso di nuotare, ed è un onore grandissimo essere comunque contattata dall'altra parte del mondo comunque per il nuoto. Sicuramente avranno guardato che avranno bisogno di una delfinista e hanno fatto i loro conti, e comunque io sono tra le prime in Europa del mio anno che sta per affrontare poi l'università, e quindi avranno pensato a me come possibile candidato a avere questa borsa di studio. Adesso devo ancora scegliere cosa fare il prossimo anno, dal momento che adesso finisco la maturità quest'anno che viene. E quindi deciderò in base a quello, che cosa poi andrò a fare, se andrò in America oppure rimarrò qui in Italia. E comunque è stato, diciamo che non me l'aspettavo da un allenatore diciamo così prestigioso e un'università così buona, però certamente lo speravo. Sogni nel cassetto, è scontato, Olimpiadi, del resto hai 3 anni e mezzo di tempo. Beh, certamente ogni ragazzo, ogni nuotatore che nuota ha questo sogno nel cassetto, ma per ora mi concentro passo per passo, cominciando dagli assoluti di quest'anno che sono ad aprile. Infatti mi alleno 3 volte a settimana al mattino e arrivo a scuola quasi sempre col segno degli occhialini, che forse ho anche adesso, e anche con i capelli bagnati, ma è normale che, insomma, sia così, ecco.